Eccolo qua. Per i ragazzi del liceo Teofilo Patini di Castel di Sangro è arrivato il primo giorno di scuola, ma anche quello del ritorno nella loro sede dopo l'ultimazione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Castel di Sangro potrà vantare una delle scuole più sicure, complete e all'avanguardia della zona. Beh, è il modo migliore per celebrare l'apertura dell'anno scolastico. Gli studenti tornano in classe in tutto l'Abruzzo e qui a Castel di Sangro, in questo istituto di istruzione superiore Patini, trovano una scuola completamente rinnovata, come altrettanto sta accadendo in decine e decine di altri istituti, soprattutto quelli all'epoca colpiti dal terremoto nel cratere sismico. Prosegue la campagna per ricostruire tutte le scuole, ristrutturare quelle che non sono crollate e che sono ancora, diciamo, conservabili con interventi di ristrutturazione. Con il fondo complementare e con i fondi della ricostruzione abbiamo programmato la ricostruzione, ormai è finanziato il 100% degli interventi delle scuole, quindi prosegue a larghi passi la campagna che noi abbiamo sostenuto, incrementato, implementato per fare di ogni istituto scolastico dell'Abruzzo un istituto sicuro per i nostri studenti. I lavori hanno avuto un importo totale di 5.800.000 euro, di cui 1.800.000 euro finanziati dal MIUR e 4 milioni finanziati con fondi provinciali. Ed hanno riguardato in particolare l'inserimento di isolatori sismici, l'adeguamento di fondazioni e pilastri. Ma intanto parliamo di un adeguamento sismico che è avvenuto con modalità tecniche all'avanguardia. Abbiamo fatto un'applicazione degli isolatori sismici a un edificio che manifestava vulnerabilità zero, cioè ovvero non aveva resistenza ai fenomeni sismici. Quindi lo abbiamo adeguato, l'abbiamo fatto in gran fretta, l'abbiamo fatto in accordo tra provincia e comune di Castel di Sangro, in una formula eccezionale che ovviamente ha consentito ad entrambi gli enti di portare innanzi un'operazione complessa, perché si è trattato intanto di evacuare un edificio e per poi eseguire rapidamente tutti gli interventi programmati e previsti. Quindi dal punto di vista sismico questa struttura è una delle più sicure? Sì, ha delle performance di sicurezza tra le più elevate. Rispetto a una struttura anche nuova, convenzionale, è un edificio che ha un danno atteso pari a zero. In altri termini, dopo un evento sismico anche molto importante, l'edificio continua a funzionare e questo è particolarmente importante per attività di uso pubblico come può essere la scuola, ma anche un ospedale, una caserma, cioè quelle attività che diventa importante mantenere la propria funzione anche dopo un evento sismico importante.